e invece non ne vanno. Ma dopo tu, io mi devo riposare. Metta là, ma perché? Io che bello che butto facetti, ma ieri sera, ma in aggio visto il pubblico scostumato, ma con me chista, Dio ce ne scansi e liberi dai signori. E faceva ne spiritoso. E spiritoso. Chi le faceva ne pernacchio? Io che ne faccio, che mi facetti impressione. Dici, fosse stato un locale popolare. Fabbri che non te ne accorgi, mamma, chi era un locale signorile? Figurata. Vincenzi, torna presto che dobbiamo fare pure le prove per stasera! E capì? Mamma mia, che cavolo che fai da sto paese! Mamma mia! Ma che sono? Sono fiamme che esce da sotto te! Mamma mia, e le mosche, le mosche! La quantità e la qualità! Ma come si fa? Ci stanno certi mosche piccini, piccini, piccini! Ma così insistente, ma così fastidioso, guarda! E non se ne ha un'idea. Ce n'è stato uno che mi ha seguitato dall'albergo al mercato e dal mercato a fuori. Ma come si fa? Sa faceva tra il naso, l'occhio e l'orecchio. E ha cacciato, e che la tornava. E ha cacciato, e che la tornava. E prima mi aggrediva un naso, e poi l'occhio e pare. Parichino, tu vedi che sei indesiderato. E lasciamo perdere, no? C'è sta niente da fare. Sono mosche e cafone, capito? Cafone. Scostumato, ma scostumato proprio, capito? Sei squagliato a sogno lì da sacco. Guarda qua, oh. Tu che te hai combinato? Ti inguagliato la giacchetta. È una fa tragica, mamma mia. Chi locale mozzo con stracciato? Chi sono sta giacca te? E come recita stasera? Come recita? È stata una bottigliella di benzina. Speriamo che la benzina se la leva, che la benzina. La benzina? La benzina. La benzina, non so leva la benzina. Okay. E allora che ho spargo di polvere di sapone, capore sapone, sai sta la mamma forza. Capore sapone. È peggio la povera di sapone, no? Capore sapone. Certo. No, non so. Acqua ammonica, una bella spazzolata energica, sa dalla mamma forza, sa dalla mamma forza. L'acqua ammonica. Acqua ammonica. Che non è stramaglia tanto con l'acqua ammonica. Satagli è Satagli! E come fai tragica? Vedi che un povero Dio ha passato un uomo, eppure per educazione, si dice, ma può essere casa lei, non si sa mai! La gente lucra praticamente! La gente fa un buffone lo fai a teatro, capito? Qua! E capito? Viola, Carmela! Mi rompio sta roba lì! Finalmente siete tornata! E mi pensavo che erano morta subito! Questa cosa si accorge la macchia, il capace in me guarantella! Mi raccomando, non dicela niente! Da pare! A dove sei giunto? Abbiamo fatto la spesa! E che avete comprato? Abbiamo preso mezzo chilo di bucatini da sorrentino e ce li facciamo con un po' di pomodorino fresco! Per te ho preso una fettina di carne! E per noi un po' che insalata. E un po' che frutta l'avete pigliata? Sì signore, ecco qua. Tua bella prugna, ecco qua, tocca a te, ecco qua. E mi raccomando, quando accendete il fumo, non fate fumo, capito? Se l'albergatore si accorge che noi cuciniamo in camera, chi lo ce la caccia? Già abbiamo fatto questione ieri sera. Voi quando dovete accendere il fumo, chiudete porta e finestre, appilate tutte le fesse e accudite. Ma tu si faccio il mamma sotto la giornata, e come respira? E come fai pesante, perché voi dovete respirare, bene. Andare a respirare. Ci vuole un po' di pazienza, Vorrà dire che quando dovete respirare, aprite la finestra, respirate, e poi chiudete la porta. E che hai fatto? Te la giacca tutta a fosso? Sei in fosso, ma sei sbagliata la solita di casa. Mamma mia. Varita, varita, tu già sei pulita, ma si chiunzo sei prima. Gianna, ma quando ti sparo, quando? Ma come? Uno si spara per una macchia di sugna. Ma non c'è proporzione, capito? E poi pare che fosse stata colpa mia.
Ma come diceva, tu ti scorda la sogna di tassa, non è colpa tua. E me vuole che non abbia da fare. Ma va bene che esiste una teoria, esiste un sistema che porta la sogna. Io sono distratto, capito? L'artista è sempre distratto. E se capisce? Perché quando è troppo è esso che ti ha toso un cappuluzzà. Te ne sta scema vicina. Ma cucina, ma proviamo un lavoro stasera. E quando è troppo mi ha toso la giacchetta. Perché deve recitare l'artista distratto. Artista distrutto. Già da, siete, ma tiene solo sto vestito tu. Perché tu tieni guardaroba, sì? Mi resti quattro pezzi, gol. Ma poi a chi le mostri le un po' che erba saponata? E chi le disse tu saponare? La capo bene. Babbo, ma i maga a cucinare che si fa tardi, vai, 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 vai. Non ci perdiamo in chiacchiere, anche perché amma provare. Amma provare la scena stasera, via. E non potevi provare a poi mangiare? No, 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 io dopo mangiato voglio riposare. E pare... No, no, si prova adesso, si prova, capito? Piglia la scena del padre e della figlia. Un copione di Andrea e Rosetta. Che era Andrea e Rosetta. Aperito in bocca. E cosa passa? Mamma mia. Ma io non ho capito, ma tua figlia poco sta facendo. Viola! E non vedi più. Viola! Uè, ma tengo su con capo a fuoco! Lascia un momento! Si brucia tutto! Ma anch'io! Ma se ne va pure questo! Ma com'è possibile? Ogni volta che incominciano le prove, sa squagliare tutto qua! Ma se ne vanno sempre! Viola! Viola! che ha fatto sta caccavella a mano? Voleva fare avrei visto se si è fatto! Ma come ne andiamo a fare prova, qua? Sì, sì, è come tu. Facciate una varia, facciate una varia. Oggi ci funziona però. Tipo sciupatello, sì. Io la mamma mi sa caldare proprio fuoco con i maccheroni. Sì, sì, bravo, ma quando è bravo? Ma insomma, avete capito che qua dobbiamo fare l'arte, capito? L'arte! Non sa mai cucinare, non sa. E no, ma Vincenzina non c'è sta. No, Vincenzina è chi lo fa lo servizio a donna bella. Ma quello è vecchio del mestiere, a parte Nicola già l'ha fatta. Piuttosto ci manca un personaggio. Già abbiamo tagliato tre parti, capito? Ma questi lavori non si possono fare, capito? Questi gli impresari non vogliono pagare. Dovete essere pochi, dovete essere pochi. E poi vogliono i lavori importanti, capito? Shakespeare, Amblete, capito? Che tragedia! Tenimmo sto dramma, qua, tenimmo. C'è manca a parte il brigadiere pubblica sicurezza al finale del primo atto. E chi mi arresta a me stasera? Chi mi arresta? Sì, perché stasera a te ti hanno arrestato. Mi hanno arrestato stasera. E come si fa? E come si fa? Io qualche cosa l'ho pensato, capito? Facimmi arrivare la lettera. La solita lettera, come abbiamo fatto anche altre volte, capito? Magari mettiamo due battute di giustifica all'inizio. Diciamo che Andrea e il brigadiere sono amici d'infanzia. E il brigadiere può essere amico di Andrea, in quanto Andrea non è un delinquente comune. Ammazza, sì, ma per onore, capito? Dunque, arriva la lettera che dice: caro Andrea, ho qui sul tavolo il mandato di cattura per te. Ah, quanto mi dispiace! Ma per non farti avere la vergogna di attraversare il vicolo in mezzo alle guardie ammanettate, in nome della legge, ti dichiari l'arresto, vieni te, io pigliamo a patente, e la lettera chi la porta? Chi la porta la lettera? La lettera chi la porta? Nessuno, capito? Io posso tenere un attore disponibile, lo facevo fare parte del brigadiere, ti pare o no? Arriva sotto la porta la lettera. Ah, sotto la porta? Perché era una casatella, era la lettera. Si immagina che il brigadiere abbia voluto agevolare l'amico suo fraterno, ma non si vuole compromettere agli occhi della gente, capito? Perché è sempre una regolarità quella che commette. Il pubblico è intelligente e capisce subito. Il brigadiere avrà detto alla guardia: tu botta la lettera sotto la porta e fui te. Al finale, quando Rosella dice: Madonna Santa, tu fai arrivare la lettera e poi... Arrucca. No, capare che è voluta, fai arrivare qua, vai! Là. Ecco. E che differenza c'è sta fra qua e là? No, tu non ti devi intromettere, capito? Un regista, sono chi ha lettera ad arrivare qua, e basta!
E quanti chiacchiere che fai? Allora io raccolgo la lettera, un attimo di esitazione, ma chi sarà a quest'ora? Ma chi l'avrà mandata? Ma che brutto presentimento! Apre la lettera! Lei! Emma! Ecco cavolo che fa, mamma mia! Non si resiste! Qui, appena finiamo le prove ci ammacchita a mare, subito! D'accordo! Zerra che è la porta! Zerra che è la porta. Lanciami tu la porta, anzi e chiudi la porta, tu te ne servi tu lo te. No, zerra che è la porta. Ma mi stai scostumato veramente, te la chiudi tu la porta. No, tu Andrea dice zerra che è la porta. E la battuta ne ecco più. E allora si dice, signori, comincia la prova. Hai capito? Il suggeritore d'arte batte le mani, per attirare l'attenzione degli attori. Si stabilisce il silenzio e comincia la prova. Barata, guitto! Vabbè, signori, comincia la prova. Mi metto la panza. Mo sai la mettere la panza, vedi se è possibile. Con tanto tempo che arrivo, mo ti metto la panza. E per dimma tu tempo, Ok, metto la panza. Allora adesso vi do due chiarimenti prima che cominciamo. Allora tu stai a letto malato da mesi e mesi sotto il coperto con la febbre alta, tieni l'affanno, non puoi respirare, per te non ci sono speranze, capito? Bronchite, polmonite, insomma stai giù alla cacca. Tu invece stai preparando un decotto per tua mamma, capito? Ma senza ansietà, perché lo prepari tutti i giorni da mesi e mesi, sai pure che per lei non ci sono speranze, ma come si dice, un decotto per una mamma si prepara lo stesso, capito? Deve essere un decotto rassegnato. Tu a questo punto allora ti fai venire due colpettini di tosse, capito? Appena appena. quella tosse secca, cattiva, capito? Allora tu senti la tosse di tua mamma, la guardi come per dire povera donna, ma perché deve soffrire così tanto, capito? Ma che condanna! Poi uno sguardo a cima. Maronna, pigliate! A questo punto tu ti fai venire un altro colpo di tosse. Ma a questo punto deve essere un accesso, capito? Ti ha faccio il occhio a fuoco! Si fa! Allora tu vedi la sofferenza di tua mamma, patisci appresso a lei, e appena finisce la crisi, emetti un sospiro di sollievo, capito? Come se pure tu ti fossi liberato e statusso. A questo punto si apre la porta e entro io. Signori, comincia la prova! Allora, a tosse, o decotte, gira, guardi tua mano, gli occhi accesi, non li pigliate. A tosse, guarda tua mano, l'accesso, la sofferenza tua, o sospiro. Che i vetri rossi, che tutto mi ecce, capito? E uso l'uoglio vecchio. L'uoglio no, nonna, uso. Mi hai fatto squagliare. E come ti squaglia press? Mi pazzo. E allora da capo. Zerra che è la porta. Zerra che è la porta. Zerra che... aspetta un momento, ma stai a ne dormendo! È zerra che la porta, è zerra che la porta, è zerra che la porta! E quando lo dici? Me la vuoi far fare questa scena muta, sì o no? Io entro, vedo mia moglie che sta morendo, mia figlia disonorata, e capito? Quando poi cado affranto sulla sedia, e sta scritto pure nel copione, allora dico zerra che la porta! Tu devi dare lo spunto, capito? Quando entra il personaggio, tu gli dai lo spunto. Lo spunto. Lo spunto.
Quando l'attore ha finito la sua parte, allora tu ribatti in serra che la porta. Ci siamo spiegati? E andiamo un'altra volta da qua, avanti. Vediamo se la facciamo questa scena. Serra che la porta. Accianna! Ma che te dice in capo? Ma è spadina, che non poteva mettere? Che sto so sciabola, ma qua spadina! Ma quali sciabola? Ma cosa è stracciato tutta la pelle? Guarda, guarda, mamma mia, che dolore! Guarda, che cosa fa l'infezione, sciocco! Ma guarda, a chi ti vado a chiedere conforto, guarda, guarda! Ti mette sciabola! Ma che le tue portelle sonca! Ma le fanno proprio più bolle! A capo! Zerre che la porta! Zerre che la porta! Zerre che, Zerre che la porta! Papà, tu non mi fai niente! Papà, tu non mi fai niente! Zerre che la porta! E l'ho detto! E lo devi dire un'altra volta! Perché la deve chiudere due volte la porta? E io che ne so, qua ci sta scritto due volte! Sta scritto due volte, capito? Guarda, tu non sai leggere, capito? Fammi vedere, fa. Fa una volta. Sta scritto due volte. Tu non leggi le didascalie, vedi? Lei la prima volta la porta non la chiude, capito? Tu la porta non la chiudi perché hai paura di tuo padre. Con la porta aperta tu hai sempre la possibilità di fuggire. Allora gli dice, papà, tu non mi fai niente. Io ti guardo, ho saputo del disonore, ma sei sempre mia figlia, capito? Tu piangi e implori pietà per tua figlia. Senza esagerare. Io mi commuovo, capito? Una lacrima furtiva, ti guardo di nuovo e questa volta con un tono un po' più rassicurante, dico, zerro che la porta. Ci siamo spiegati? E vediamo. Zerre che la porta! Papà, tu non mi fai niente! Zerre che la porta! E mo rispugna a me! E mo rispugna a me! Ma senza nascondermi niente! Ma senza sta scopa niente! Ma cai! Ma che cosa hai detto? Nascondermi niente! Tu non sai suggerire, capito? Tu non sai, il suggeritore d'arte non grida, capito? Suggerisce di petto. Io il lavoro lo conosco a memoria, capito? Oh, tu mi devi dare, a memoria conosco il lavoro, capito? Tu mi devi dare solo lo spunto, capito? Perché se tu strilli, vieni un papino, capito? Ed è brutto, capito? Finisce che il pubblico ha come se la sente due volte. Prima dal suggeritore e poi dagli attori. Deve essere un soffio, un soffio. E non risponde a me, ma senza nascondermi niente. Se tu suggerisci questo modo, a voce a tu, se sente fino a maggiore. Come vuoi tu? E mo rispondi. Ehi, va bene, Luca ha ragione. Tutto su. Tutto su, che ragione. Ma senza nascondermi. E mo rispondi a me. Ma senza nascondermi niente. E capillo. E canillo. I cardillo. Ma dove vuoi arrivare? Sotto la sedia! Ma che cosa hai detto? E capito! E capito! E parla forte, capito? Parla forte! Ma detto il sole! Tu devi parlare forte, capito? Quando vedi che l'attore non sente, tu devi aumentare il volume, capito? Hai capito? Vedi che l'attore non sente? Hai capito? Non sente ancora! E capito! Me ne vado. Io te ne caccio! È un buffone! È un buffone, va! E mo rispondi a me, ma senza nascondermi niente. Hai capito? Tu non ci facevi amore con papà? Tu non ci facevi amore con papà? Lo vuoi dire pure tu? Che dici? Lo vuoi dire pure tu? Lo vogliamo dire tutti quanti in coro? Ma sa battuta è mia, no? Ma perché ti intrometti tu, hai capito? Ma chi l'ha fatto sé? Guarda, e guarda se non si sembra tu! E guarda se non si sembra tu!
Tu non devi indicare, capito? Tu non devi indicare! E tu no! Tu pure se lui indica, non devi parlare, devi riflettere, devi capire! Che ha battuto, non può essere la tua! I po' facevamo uno con papello! Ma che ne facci? Con te poi facciamo i conti, con te poi facciamo i conti! Tu ci facevi amore con papello? Sì. Sì. E a quanto tempo? E a quanto tempo? Anna. Ehi, sto schizzi salsa in dallo! Ma quando sono c'è misero in tassa salsa? Proprio un coppa pupin, mamma mia, che bruciore! Mamma mia! Guarda qua! Mamma mia! Che la terra lotina! Lotina in dallo, che papello! Il ma due vuoi? Che dici, mamma vena, si usi il doggino? E tu voglio sapere, ma è mai possibile che dobbiamo provare e tu devi girare la salsa con il cucchiaio in mano? Da faceste la faccia i pacchi, da faceste. E pacchi, non rispondere! Non rispondere a tuo padre! Madonna, andiamo avanti. Andiamo avanti. Dunque, è fusto Duca? È fusto Duca? No. È fusto Duca? No. No, 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 lo devi dire. È fusto Duca che? Cari, è fusto Duca e basta. Non devi dire e basta. Non ce la posso fare, capito? Non ce la posso fare. Fammi vedere, passami a vedere. Guarda tu stesso, non ci sta più niente. Dammi il copione! Tu sei analfabeto. E questi qua che sono secondo te? Che sono? Che sono? I sospensivi. Secondo te i sospensivi non si leggono. Ehi, Gaggiarici, ne fosse tu una sospensiva. E fu buffona. Continuiamo a più buffona. I sospensivi si fanno sentire, che si allunga. E fosse tu che... Vedi, c'è dentro tutta l'intenzione. E fosse tu che incoraggiasti quest'amore. E fosse tu che lo facesti entrare in casa per la prima volta. Allora lei si ribella perché è innocente e dice subito no, okay? Tu poi subito dici no, se altrimenti faccio tutto qua e la finisco. E andiamo avanti. E fosse tu qua? E fosse tu qua? No. 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 E la di? E fusto Duca? No! No! Ehi, ma tu devi precedere, l'altro non devi seguire! Altrimenti che suggeritore sei? L'ho preceduto! Non è vero! Non è vero! Non è vero! E fusto Duca? No! No! Ma tu devi precedere! L'ho preceduto! Non è vero, hai detto dopo di lei! E dopo di lei lo devo dire! Ma perché? Perché ce ne sta un altro, ci stanno due. Dillo subito, hai capito? Tu non mi dai il tempo. Non ti do il tempo. Hai capito, ci stanno due no, hai capito? No e no. Ed è giusto, perché lei si sente innocente e reagisce con due no. E fusto Duca? No, no. No. Ehi, ma tu fusto scemo, mi ha detto i due no. E che ci ha fatto? Lo devi dire un'altra volta, perché ne è uscito un altro. Un altro no. E ci stanno tre no. No, no e no. No, no e no. Ehi. Non è possibile, non è possibile. Stanno tre, no. Non ce la posso fare, perché... Tu leggi solamente il dialogo, vedi? Tu leggi solamente il dialogo. Tu non leggi a sinistra i personaggi. A sinistra? A sinistra, capito? Il secondo non è suo, è mio, capito? E poi non vedi la punteggiatura, vedi? Dopo il suono c'è sto punto esclamativo, la mazzaretta. La mazzaretta? Quella che adesso è capa. Il secondo, vedi? C'è sto punto interrogativo, hai capito? Umanica imbrella. Umanica che? Imbrella. Al terzo no, c'è sta punta. O pallina. O pallina. Quella che la tiene capa. Allora dica, è fusto Duca. Allora lei uno slancio di sincerità dice no. Allora è ancora dubbioso, dico no. Allora lei ha conferma del primo no, dice no.
Ragazzi, sono tre no, con tre intonazioni diverse. Dovresti andare, dovresti. Ed è da male che facesse. E fusto tu, ca? No! Ma questo è il terzo no, hai capito? Allora io devo dire, è fusto tu, ca? No! Allora io dubbioso, no! Allora tu a conferma, no! È fusto tu, ca? No! No! Che sia, una mia! È fusto tu, ca? No! No! Mo' ho sbagliato. È una volta tanta, la posso pure sbagliare pure. No, una volta tanta. Una volta tanta. È fusto tu, ca? No, no, no. 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 Ho capito. Non mi stupo più. Passiamo l'ops. Sa tagliano di no. Resta solo il nostro. Gli dice, è fusto tu, ca? E se dice no, io ci credo subito e andiamo avanti. E lo diceva prima. E lo diceva prima, lo diceva. È fusto tu, ca? No! Ci credo, ci credo. Ma incomincia il racconto patetico di Rosella. Ma mai riuda a dormire, ca? Ma mai riuda a dormire, ca? Tu appena senti ma mai riuda a dormire, ca, comincia a piangere mo e a finisce solo quando si chiude il sipario, ca? Ma senza esagerare, capito? Perché tu sei portata a esagerare. Deve essere un lamento da malato, appena appena, capito? Appena appena. Tu faticava a fondaria. Tu faticava a fondaria. Isso con una scusa tra sette rindovasce. Isso con una scusa tra sette rindovasce. Io non lo volevo fare tra sì. Io non lo volevo fare tra sì. Fu isso. Fu isso. E mi facette mille promesse. Mille giuramenti. Mille giuramenti. A me. A me. A una picciolella. A una picciolella. E io non lo volevo sentire. E non lo volevo sentire. Allora isso mi afferrai i capelli. Allora isso mi afferrai. E che fai? E tu spasimando perché ti afferri per i capelli? Per possederti, no? Di come sta parando bottiglie di spuma? Allora isso mi afferrai i capelli. Papà, chi la mosse sposanata? No. No. Sì, mosse sposanata. Sì, chi la mosse sposanata? No! No! Ma ritorna Filomena! Ma ritorna Filomena! No! No! Tu giuro un coppa a mamma! Tu giuro un coppa a mamma! No! Ma chi? Perché tu? Ma chi? Perché tu? Ma chi ha già acceso? Ah, le accesa! Stai malato, no? Ma dove la trovi la forza per gridare in questo modo? Non lo saccio! Ma moribondo vorrebbe gridare, ma non ce la fa! Anzi, si scoppia, la cisa! E non ce la fa più, hai capito? Perché al finale lei muore, capito? Tu al finale devi morire! Madonna santa! Madonna santa! E tu devi essere un grido disperato! Tu adesso realizzi tutta la tua sventura! E tante disonorate! Tua mamma sta morendo! L'innamorato tuo è morto! Tuo padre sta per andare in galera! Madonna santa! Madonna santa! Ma che santa? Ma che santa? La lettera è la tua! E la parevano solo! La lettera è la tua! Tu hai fatto arrivare un pacco postale! Un pacco postale! Ma che stai a fare? Stai a fare, ci sto qua, la
Allora io raccolgo la lettera, Un attimo di esitazione. Ma chi sarà a quest'ora? Ma chi l'avrà mandata? Ma che brutto presentimento! E capito? Poi me la faccio nel vicolo! Il vicolo è oscuro, io non si vede niente! Si vede solo un'ombra! Un'ombra che corre! Ma la vedo io! Sta arrivando sotto l'ambione! È una guardia! Allora apre la lettera! È l'amica mio brigadiere! Cara Andrea! Ho qui su tavola il mandato di cattura per te, eccetera. Oh, tu resti su. Ma tu devi carcerare. Mamma te vuoi. Ma l'onore trionfa. Perché la giustizia di Dio! E mamma gioia.